Panasonic P300. Panasonic, piccola e portatile. Panasonic, da usare facile. Panasonic, puoi scegliere i colori. Copiatrici Panasonic. Panasonic, c'è un mondo Panasonic. Distributore. Quando la tecnologia sfida lo sport, Samas. Alta tecnologia nell'abbigliamento sportivo. Un'ora sola ti vorrei. Italia che passione. Umberto Marcato vi canta le più belle melodie di ogni tempo. Italia che passione. Su dischi e cassette. Gala Records. Cebion è vitamina C. Cebion è vitamina C. Altri due gusti, arancia e limone, per l'effervescente e per il masticabile. È un medicinale, usare con cautela. Cebion ti aiuta. Buongiorno dall'Annalisa Spezia e dalla redazione di oggi. Vi anticipo alcuni degli argomenti di cui ci occuperemo questa mattina. Il vaccino anti-influenzale, unico rimedio ai raffreddori e alle malattie tipicamente stagionali. Vedremo oggi quali sono i vaccini in circolazione e soprattutto chi può farne uso. Parleremo poi di questo imminente Natale, nei suoi diversi aspetti. Natale come occasione di regali, Natale come stress fisico e sempre più spesso Natale come spreco economico. Ma iniziamo come ogni mattina con le notizie del giorno, dalla redazione Teo Bellia. Buongiorno, apriamo con la politica italiana. Il presidente del Consiglio De Mita ha convocato per questo pomeriggio una riunione del Consiglio dei Ministri. All'ordine del giorno il varo dei 13 disegni di legge collegati alla finanziaria, approvata lunedì sera dal Senato. Con ogni probabilità oggi il governo deciderà l'adozione dei decreti d'urgenza per approvare i provvedimenti entro l'anno. Tra questi la delicatissima questione del pacchetto fiscale. Per domani poi è prevista una riunione dei ministri economici per completare la manovra 89. Il leader dell'OLP Yasser Arafat sarà a Roma venerdì prossimo. In programma colloqui con De Mita e Andreotti, non si esclude un'udienza papale. Intanto, in Israele il premier Shamir ha ottenuto nella notte il nulla osta del suo partito a un governo di coalizione con i laburisti. Già domani Shamir potrebbe recarsi in Parlamento per presentare il nuovo esecutivo. È stata una battaglia furibonda, ma Shamir, come al solito, alla fine l'ha spuntata. I falchi, gli ultraconservatori del Likud, di un nuovo governo con i laburisti del Maharaj, non volevano saperne. E per il Premier, convincerli che rimangiarsi la promessa di non andare mai più al governo con Peres era un passo obbligato, è stato tutt'altro che facile. Guidata da Ariel Sharon, generale dell'invasione libanese, la destra della destra israeliana premeva per un governo con i partiti confessionali, quelli che vogliono l'annessione dei territori, la cacciata dei palestinesi e lo status di ebreo solo per gli ortodossi di Israele. Ma Shamir, consapevole dei rischi di un isolamento delle destre nell'isolamento internazionale di Gerusalemme, ha difeso coi denti la necessità della coalizione. Acque più calme sulla sponda laburista, dove Peres, di fronte al suo partito questa sera, non dovrebbe incontrare eccessive difficoltà a far ratificare l'intesa con Likud. Nel Maharak,
un risicato potere di veto, è preferito all'opposizione, ma in questa alleanza armata il vero pericolo è la paralisi politica. Tra poco in Argentina il presidente Alfonsín terrà un discorso al Parlamento sul ruolo delle forze armate nel paese. Ieri si era dimesso il capo di Stato Maggiore dell'Esercito, Dante Caridi. Dante Caridi se ne va, sbattendo la porta. Il generale che aveva respinto tutti i tentativi di colpo di Stato militare in Argentina lascia la guida dell'esercito insieme ai più alti gradi della forza armata. L'annuncio delle dimissioni dato ieri sera segue di pochi giorni il polemico discorso alle truppe dello stesso Caridi, nel quale il capo dell'esercito faceva sue le ragioni dei rivoltosi. Durante il periodo della dittatura militare, ha detto Caridi, le forze armate hanno combattuto e vinto una guerra contro la sovversione. Il che significa basta con i processi per i desaparecidos e le torture. Oggi Alfonsín ha convocato il Parlamento in seduta straordinaria e il capo dello Stato ha già fatto sapere che ribadirà che non intende rinunciare, quale presidente, al ruolo di guida e di controllo delle forze armate, come a dire che non c'è stato e non ci sarà nessun compromesso tra governo e militari ribelli. Grande ottimismo a Tokyo per il futuro dei rapporti bilaterali tra Giappone e Unione Sovietica. Al quarto e ultimo giorno di visita ufficiale, poco prima della partenza per le Filippine, il ministro degli esteri sovietico Shevardnadze ha tracciato un bilancio dei suoi colloqui col collega giapponese. Si è aperto un nuovo capitolo nei rapporti tra Mosca e Tokyo. Raramente i colloqui sono stati più fruttuosi e sostanziali. Così Edward Shevardnadze ha dipinto un bilancio tutto roseo della sua visita giapponese. I risultati più concreti sono l'aver stabilito un prossimo summit, forse all'inizio del 1990, tra il leader sovietico Gorbaciov e il primo ministro giapponese Takeshita, e poi la creazione di un gruppo permanente di lavoro sulla spinosa e storica questione del trattato di pace. Mosca e Tokyo sono formalmente infatti ancora in guerra. Nessun accordo è stato siglato dopo la fine del secondo conflitto mondiale e resta il contenzioso, fino a poco tempo fa addirittura negato dal Cremlino, dell'occupazione sovietica delle isole Curili meridionali che il Giappone rivendica. La via della pace ora è aperta, il dialogo che era interrotto dal 73 si intensificherà. Già il prossimo gennaio Shevardnadze e il collega giapponese Suzuki Uno si rivedranno a Parigi. Missione compiuta per la Soyuz TM6. La navicella spaziale sovietica è atterrata alle 10.57 ora italiana a 180 km dalla città di Zhejiang, nella Repubblica del Kazakistan. A bordo i due astronauti sovietici Titov e Manarov e il francese Jean-Luc Chrétien. L'atterraggio è avvenuto con 3 ore di ritardo sul programma previsto. Un guasto al sistema automatico di bordo ha costretto l'equipaggio della Soyuz a effettuare una variante sulla manovra di rientro. Analoghi guasti, 3 mesi fa, avevano fatto temere per la vita dei 2 uomini a bordo della Soyuz TM5. Titov e Manarov oggi hanno realizzato anche un nuovo record di permanenza nello spazio, 366 giorni. A Miami, in Florida, la polizia statunitense ha compiuto uno dei più grossi sequestri di droga nella storia della guerra ai narcotrafficanti. 3 tonnellate di cocaina sono state trovate in 2 navi da carico ancorate nel porto di Miami. Le navi, che battevano bandiera panamense e haitiana, sono state bloccate e gli equipaggi arrestati. Intanto il governo degli Stati Uniti sta negoziando con i paesi caraibici un trattato per la collaborazione al fine di stroncare la produzione di droga. Termina qui il nostro notiziario. Tra poco Annalisa Spiezia ci parlerà delle gioie e dei dolori di questo periodo festivo. Per le ultime notizie, appuntamento invece a più tardi, subito dopo Sportissimo. Buona giornata. Come sarà il tuo 1989? Scoprilo con Astra. Astra. Buongiorno da Tiberio Timperi, 12.42, primo appuntamento con Tele Monte Carlo in forma. La tragedia del Boeing della Pan American, una rivendicazione per la tragedia è stata fatta questa mattina in Italia con una telefonata all'agenzia ANSA di Bologna. Una voce maschile con accento straniero ha detto che la bomba sull'aereo è una vendetta libica per impedire l'accordo con Arafat. Nuove rivelazioni sono state intanto diffuse sugli avvertimenti telefonici giunti il 5 dicembre all'ambasciata USA di Helsinki. La rete CBS ha mostrato un rapporto dell'amministrazione federale dell'aviazione secondo il quale l'interlocutore anonimo fece il nome di 2 terroristi legati ad Abu Nidal. Secondo la stampa israeliana invece l'attentato è stato compiuto dal Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina del filo siriano Ahmed Jibril. Citando fonti dei servizi segreti, i giornali affermano che un membro di questa organizzazione sarebbe salito a bordo a Francoforte con una valigia di esplosivo non rilevabile al metal detector.
Il leader palestinese Yasser Arafat, giunto questa mattina a Roma, sarà ricevuto dal Papa proprio tra pochi minuti. Prima di recarsi da Giovanni Paolo II, Arafat è stato a colloquio con il presidente del Consiglio De Mita, il vicepresidente De Michelis e il ministro degli esteri Andreotti. Era la prima volta che il leader palestinese veniva ricevuto da un capo di governo italiano. E ancora Chadri Bendjedid, il presidente dell'Algeria. Per il suo terzo mandato presidenziale, Chadri ha ottenuto l'81,17% dei voti. Il suo slogan in questa campagna elettorale è stato democratizzazione della vita pubblica, ma il pluripartitismo reclamato dalla maggioranza degli algerini è ancora un miraggio. Per il presidente, il pluralismo politico infatti si può esprimere tramite le correnti, le organizzazioni autonome, ma sempre in seno al partito unico, e cioè il Fronte di Liberazione Nazionale. È cominciato all'insegna del sole questa mattina in Italia il grande esodo delle vacanze natalizie. Secondo stime della Polizia Stradale, tra oggi e domani almeno 4 milioni e mezzo di veicoli invaderà le autostrade italiane. L'Italstat, per quanto riguarda le arterie del suo gruppo, ha annunciato in alcuni casi anche la chiusura dei caselli d'accesso per evitare l'intasamento delle carreggiate. Proibite inoltre dalle 8 di questa mattina alle 18 di domani e dalle 8 alle 22 dei giorni festivi la circolazione dei mezzi pesanti. Ed è tutto per ora, ci vediamo più tardi nel corso di oggi per un altro appuntamento con l'informazione. A dopo. Cebion è vitamina C. Cebion è vitamina C. Altri due gusti, arancia e limone, per l'effervescente e per il masticabile. È un medicinale, usare con cautela. Cebion è vitamina C. Cebion ti aiuta. Buongiorno, Annalisa Spiezia dalla redazione di oggi. Siamo all'antivigilia di questo Natale 88 e la nostra puntata, la puntata di questa mattina, non poteva non essere dedicata a queste feste. Ci saranno servizi vari sui dolci natalizi, sul Babbo Natale che vive in Lapponia. E con noi questa mattina poi Paolo Panelli che ci accompagnerà per tutta la puntata. Buongiorno. Buongiorno signorina. Ma iniziamo come sempre con le notizie del giorno. Dalla redazione Tiberio Timperi.
Buongiorno, il leader dell'OLP, Yasser Arafat, è giunto oggi a Roma per la sua quarta visita ufficiale in Italia. Nella capitale, circondato da eccezionali misure di sicurezza, Arafat ha avuto incontri politici al massimo livello e poi si è recato in Vaticano. A Roma Arafat era già venuto altre tre volte, nell'82, nell'84 e una rapidissima puntata a Ciampino per incontrare Andreotti nel novembre scorso. Ma questa volta è tutto diverso. Arafat è il capo del neonato Stato di Palestina e per la prima volta viene ricevuto a Palazzo Chigi dal capo del governo italiano. Roma inoltre è la prima capitale della Comunità Europea che Arafat visita dopo Algeria e Ginevra. Arrivato alle 11 precise a Palazzo Chigi, il leader dell'OLP è stato ricevuto con una calorosissima stretta di mano da De Mita nel suo studio. Ai colloqui hanno partecipato anche Kaddoumi, Al-Ghussein e Nemer Ahmad per la parte palestinese e i ministri Andreotti e De Michelis per la parte italiana. La partenza di Arafat è prevista in serata. Rivendicazioni in Italia per la tragedia del Boeing 747 Pan American. Stamattina uno sconosciuto con accento straniero ha telefonato all'agenzia ANSA di Bologna parlando di vendetta libica per impedire l'accordo con il leader dell'OLP Arafat. Ma in attesa del responso delle due scatole nere, l'ipotesi attentato è animata da più piste e crescono le polemiche perché le minacce di sabotaggio non furono comunicate al pubblico. Lo sconcerto tra i parenti delle vittime e nell'opinione pubblica aumenta di pari passo con le informazioni sempre più dettagliate sull'allarme lanciato dalla telefonata anonima il 5 dicembre all'ambasciata americana di Helsinki. La rete americana CBS ha diffuso un rapporto interno dell'amministrazione federale dell'aviazione secondo il quale l'interlocutore citò due uomini di un gruppo vicino all'oppositore palestinese di Arafat, Abu Nidal, e disse che la bomba sul volo Pan Am da Francoforte sarebbe stata portata da un passeggero finlandese ignaro. Il governo americano fa sapere di voler cambiare politica in materia, ma il neopresidente Bush replica che così si dà fiato a decine di minacce terroriste. Intanto la stampa israeliana, citando fonti dei servizi segreti, attribuisce l'attentato al Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, del filo siriano Hamed Jibril. Un uomo sarebbe salito a bordo del volo 103 a Francoforte con una valigia di esplosivo non rilevabile al metal detector e sarebbe poi sceso a Londra. A Lockerbie, intanto, circa 150 corpi delle oltre 280 vittime sono stati recuperati e composti nella camera ardente. Purtroppo c'è un secondo italiano, oltre la 26enne Gianfranca Di Nardo. È Gabriele Della Ripa, 46 anni, dipendente della Pan American che rientrava a casa dopo una vacanza nel paese natale in provincia di Chieti. E mentre Yasser Arafat prosegue la sua offensiva diplomatica, i territori occupati si preparano a trascorrere il Natale sotto le misure di sicurezza imposte da Israele. Per domani e dopodomani il comando dell'Intifada ha indetto uno sciopero generale. Natale spento in Terra Santa, l'Intifada, la rivolta dei palestinesi contro l'occupazione israeliana con il suo tragico fardello di morti, ha soffocato la tradizione. Betlemme, in Cisgiordania, dove secondo il Vangelo nacque Gesù, meta in questo periodo di un fitto pellegrinaggio a metà strada tra il turistico e il religioso, lascerà trascorrere il Natale senza luci e senza addobbi, per la prima volta. Il sindaco ha stabilito che tutte le cerimonie pubbliche e le manifestazioni esterne vengano soppresse. I soldati presidiano le strade. Solo le cerimonie religiose si svolgeranno regolarmente e la televisione israeliana le diffonderà, come sempre. Le autorità di Gerusalemme, preoccupate anche dal crollo del flusso turistico, stanno facendo di tutto per convincere i commercianti a non aderire allo sciopero e ad addobbare i loro negozi. Ma il clima che regna è efficacemente riassunto da una donna cattolica. Molti sono stati uccisi, altri feriti, ha detto. Non c'è lavoro né soldi, perché festeggiare? E di terrorismo e Medio Oriente ha parlato anche il leader libico Gheddafi in un'intervista rilasciata ieri alla televisione francese. Il colonnello Gheddafi, già chiamato in causa per la rivendicazione dell'attentato al Jumbo Paname e per la fabbrica di armi chimiche che starebbe costruendo in Libia, ha dichiarato che non di armi si tratta ma di medicine. Le notizie trapelate, ha detto Gheddafi, sono il frutto del terrorismo americano e tutto il mondo deve sollevarsi contro gli Stati Uniti. Noi comunque proteggeremo lo stabilimento da eventuali attacchi americani, ha proseguito il dittatore libico. A proposito di Arafat, Gheddafi ha affermato che il leader dell'OLP rappresenta soltanto il 50% dei palestinesi e ha concluso dicendo che comunque Arafat è un abile stratega e sul piano personale è come un fratello.
In Spagna l'ETA è tornata a colpire nel paese basco. A Zarauz il gestore di un bar è stato assassinato da un killer del gruppo terrorista basco. La vittima era coinvolta nello spaccio di droga che l'ETA controlla quasi totalmente nel paese basco. In Navarra, ad Alsasua, invece, un agente della Guardia Civile è rimasto gravemente ferito nell'esplosione di tre ordigni collocati davanti alla caserma del paese. E chiudiamo con una notizia economica. Brusca impennata dell'inflazione in Italia. I prezzi al consumo nel mese di dicembre indicano un incremento del costo della vita pari allo 0,4-0,5%. Su base annua il tasso di inflazione si attesta dunque sul 5,6% contro il 5,3% di novembre e ben al di sopra del 5% indicato come obiettivo dal governo italiano. Ed è tutto per oggi. Tra poco di nuovo Annalisa Spiezie e oggi. Noi invece ci rivediamo come sempre più tardi con Telemonte Carlo Informa al termine di Sportissimo. A dopo.